Diciamo subito che Napoli-Milan si è giocato all'altezza della storia dei due club, 65.000 gli spettatori come ai tempi d'oro di Maradona. In azzurro tra i pali taglia la tela, fischiato contro il Parma e Turrini recuperato in extremis. Tra i rossoneri nemmeno in panchina l'ex Cruz, in campo Cardona, Kluivert e taglia la tela riacquista fiducia. Siamo al secondo, passiamo al quinto. Boban, tiro troppo centrale. Dodicesimo, va dalla destra, Crasson anticipa Ganz. Tredicesimo, sale il Milan, delizioso tocco di Boban per Kluivert, anzi per Ganz, palla fuori, guarda l'orologio Galeone, ma è passato appena un quarto d'ora, un brutto quarto d'ora. Va, taglia la tela, si oppone alla grande. Rivediamo come taglia la tela riconquista la fiducia del San Paolo. Asanovic, Taibbi, molto pronto il portiere rossonero. Protti supera Taibbi, ma è coperto da Desailly e Costa Curta che controlla agevolmente. Taibbi respinge, Goretti è il gran momento del Napoli, di poco fuori, rivediamo, prima palla gol e adesso vediamo la seconda palla gol, Asanovic, buca Cardone, palla al centro, Asanovic, Desailly ed evita l'autogol come rivediamo da queste immagini, proprio Cardone all'ultimo momento. Terza palla gol, Turrini. Di poco a lato la conclusione di Turrini, come vediamo da questa immagine. Diciamo che negli ultimi 6 minuti del primo tempo il Napoli ha avuto ben 4 palle gol. 0-0 e si va alla ripresa. Lunghissimo lancio di Asanovic per Protti in proiezione offensiva. Alza Costa Curta, c'è Desailly, calcione su Protti. Rivediamo, l'arbitro dice che c'è un fallo di mano. Da queste immagini si vede solo il calcione netto di Desailly. Ancora un lunghissimo lancio per Ganz, a volo e taglia la tela, diventa di nuovo Batman. Boban, bellissima giocata, smarcante il passaggio per Leonardo e va in gol e poi va a ringraziare giustamente l'autore della bellissima azione, e cioè Boban. Esultano i rossoneri, rivediamo Boban superato in spaccata Goretti, alza la testa, passaggio al centro, Leonardo, tutto facile, 1-0. Passaggio per Ganz di Ba. Viene messo giù da Crasson, forse accentua la caduta per l'arbitro, tutto regolare. Asanovic per Protti, Costa Curta lo trascina giù, anche in questo caso per l'arbitro, tutto regolare. Maini, subentrato a Leonardo, per Reba, tutto solo, conquista il campo, tranquillo. Vede il compagno, Ganz, appoggio, sinistro delizioso ed è il 2-0. Niente da fare per taglia la tela che comunque era appostato bene. Esulta Ganz, primo gol con la maglia rossonera. Crasson. Longo, sinistro, ad aprire per Bellucci, chiude bene, destro, gol, 2-1, gran bel gol di Bellucci, incita il pubblico a caricare la squadra, si riapre la partita, il Napoli sembra che ce la possa fare, rivediamo sul filo del fuorigioco la bellissima giocata di Longo per Bellucci e la conclusione di Piatto ed è il 2-1. Costa Curta per Anderson, è tutto solo, taglia la tela, esce, in qualche modo riesce ad allontanare, siamo al 45esimo. Quasi al recupero, l'azione continua al centro, Asanovic di testa fuori, arriva a Bertini, conclusione di destro, para, taglia la tela e primo piano.